Ciao a tutti e ben ritrovati nelle nostre video guide. Oggi vi voglio far vedere la realizzazione dei biscotti a bracci, quelli della, diciamo, Mulino Bianco che trovate tranquillamente in tutti i supermercati. Sono quei biscotti bigusto con metà al cioccolato e l'altra metà alla pasta frolla. Gli ingredienti che vi serviranno sono banali e la preparazione anche, è molto semplice. Vi servirà innanzitutto della pasta frolla, come questa qui. E per fare questa pasta frolla qui, che è fatta senza burro, potete vedere il video che vi ho fatto vedere in passato su come realizzarla cliccando qui, ok? E poi vi servirà un po' di cacao amaro in polvere per diciamo fare una parte di questa pasta frolla qui al gusto di cioccolato. Bene, dividiamo a metà la nostra pasta frolla. Una parte la teniamo da parte, l'altra parte la apriamo un pochettino e andiamo a mettere a poco il cacao amaro e lo impastiamo. Bene, come potete vedere la nostra pasta frolla si è amalgamata per bene. Alla fine ci sono andati 4-5 cucchiai di cacao amaro e l'abbiamo impastata. La cosa importante è compattare bene il cioccolato. Bene, ora siamo pronti per preparare i nostri biscotti. Allora, prendiamo due pezzi, uno bianco e uno al cioccolato, più o meno simili, e facciamo due trecce. Le allineiamo e poi le andiamo ad intrecciare. Tagliamo la dimensione desiderata e chiudiamo il lembo del biscotto e lo andiamo a mettere nella leccarda da forno. Questa procedura qui la ripetiamo per tutti i biscotti. Bene, siamo pronti per infornare, abbiamo impostato il forno a 180 gradi statico e andiamo a cuocerli per circa 20 minuti. Ok, li abbiamo appena tirati fuori i nostri biscotti, sono stati nel forno per circa 16 minuti, dopo dipende dal forno. Comunque cavateli appena cominciate a vedere che diventano, la bianca comincia a imbrunirsi, come in questo caso qui. Appena li tiriamo fuori li andiamo a mettere subito nella grata del forno in modo che non sudino sotto e li lasciamo raffreddare. All'incirca vi verranno un 60 biscotti, dopo dipende anche dalle dimensioni in cui vi piace farli, comunque dai 50 ai 60 biscotti, quindi una buona quantità. E io vi consiglio assolutamente di provarli perché sono veramente squisiti e facili da fare. Fatemi sapere se vi piacciono, continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale Facebook, YouTube. E trovate tutti i link nella descrizione sotto del video. Fate un salto nella nostra home page www.artistincucina.net che potete raggiungere cliccando su questa immagine qui. Un consiglio che vi do, io li ho provati anche a colazione bevendo il latte di riso, che il latte di riso potete farvelo fatto in casa, anche qui potete vedere un video che ho realizzato in passato cliccando su questa immagine qui. Credo di avervi detto tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!